e con Marisa Interligi, la sua Occhi di Serpente, apriamo il panorama sulla telenovelas più nota degli anni Ottanta, Dancing Days. Dancing Days è una telenovela brasiliana del 1978 che ha per protagonista Sonia Braga. È stata tradotta in italiano ed in molte altre lingue del mondo per poi esportarla nei vari paesi, Italia compresa. Nel nostro paese è stata trasmessa moltissime volte. Negli anni 80 e 90, quando le telenovelas avevano un pubblico molto più folto, fu trasmessa dalle TV nazionali. Nonostante le immagini inizino un po' a sbiadirsi, Dancing Days continua a emanare tutto il fascino degli anni 70, per la precisione del Brasile anni 70. Lo si respira dall'abbigliamento, dagli arredi delle sceneggiature, dalle scene girate in spiaggia e nella discoteca che dà appunto il titolo alla telenovela. Si percepiscono gli anni di questa telenovela anche dalla mentalità, dal doversi sposare per forza e preferibilmente con uno ricco, dalle donne a volte completamente perse dopo la vedovanza, ma ci sono elementi anche moderni di riscatto sociale, di coraggio nell'affrontare le difficoltà della vita. È stata considerata un vero e proprio fenomeno di folklore ed ancora oggi, con le sue 173 puntate, si seguono con interesse e vero piacere. Andiamo a riprendere e a rivedere un pezzo di storia, anche della mia storia. Buona visione da Cinemarte, Dancing Days.